Si tinge di rosa il collegio dell'Agro Nocerino Sarnese a contendersi lo scettro per lo scranno alla Camera dei Deputati del territorio. Saranno infatti tre donne: la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara per il centro-sinistra, Imma Vietri per il centro-destra e per il Movimento 5 Stelle Virginia Villani. Si attendono ora le contromosse degli altri schieramenti ancora in fase di decisione, mentre sono ore di fibrillazione e tensione nelle segreterie dei partiti, al lavoro per stilare le migliori liste, le migliori candidature, tenendo conto degli equilibri e dei paletti di una legge elettorale dai più sotto accusa ma non modificata. Complice la riduzione del numero dei parlamentari, la minestra riscaldata della politica italiana è quasi pronta, poche infatti le nuove proposte, molti gli uscenti riconfermati, ma tanti anche quelli trombati. In molti torneranno alle loro vite da comuni cittadini, in pochi potranno sperare in un giro sulla giostra dorata del Parlamento italiano. Tra speranze, ambizioni e delusioni scorrono queste ultime ore prima della presentazione delle liste prevista entro domani sera alle 20. Il primo melodramma si è consumato nel Partito Democratico in Campania, il primo ad ufficializzare le candidature in Campania, la saga che vede al centro il ruolo del governatore De Luca, che ha giocato un ruolo fondamentale soprattutto nella sua provincia, mettendo a segno tutti i colpi possibili, blindatosi la candidatura del figlio Piero, capolista nella lista proporzionale del PD. Nei collegi uninominali il PD salernitano ha schierato gli uomini migliori del presidente: Fulvio Bonavitacora nella città capoluogo, Luca Cascone a Salerno Sud e Paola Lanzara nell'agro nocerino sarnese. Quest'ultima dovrà vedersela con la candidata del centrodestra Imma Vietri, espressione di Fratelli d'Italia. Il partito della Meloni ancora alle prese con alcuni nodi cruciali, in primis se dar vita allo scorrimento della lista dei non eletti in consiglio regionale, schierando nel proporzionale il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, o puntare sul pupillo di Cirielli Alberico Gambino. L'eventuale elezione di Carpentieri farebbe scattare in consiglio regionale il secondo dei non eletti, Giovanni Fortunato, che scavalcherebbe anche la Vietri nel caso fosse eletta in Parlamento. La candidatura di Imma Vietri, indispensabile per compensare le quote rose, è ormai certa, come quella del questore della Camera, appunto Edmondo Cirielli, e del senatore Antonio Iannone. Il leader campano del partito della Meloni capeggerà la lista proporzionale di Fratelli d'Italia, mentre Iannone si giocherà la riconferma da candidato all'uninominale al Senato. In Forza Italia fuori dai giochi la parlamentare uscente Marzia Ferraioli e l'europarlamentare Lucia Vuolo, che voci della vigilia davano in corsa per il partito di Berlusconi. Qui dovrebbero arrivare i big, in primis l'europarlamentare Antonio Tajani. Lello Ciccone dovrebbe rappresentare il partito qui in provincia di Salerno. La Bernini sarà invece capolista in Veneto e non più qui in Campania. Alla Lega di Salvini il collegio uninominale per la Camera Cilento Eboli, che schiera il consigliere regionale Attilio Pierro. A Salerno città invece il centrodestra si affida nell'uninominale alla Camera ai centristi di Toti, che candidano il manager Pino Bicchielli, originario di Salerno ma trapiantato al nord. Tavolo per la campagna permanente nel terzo polo invece, che conferma la scelta della provincia di Salerno appannaggio del partito di Calenda, mentre Renzi punta tutto sul napoletano, dove è candidato capolista al Senato, strizzando l'occhio anche allo stesso ruolo in provincia di Salerno. Due espressioni dell'agro nocerino sarnese si starebbero in queste ore contendendo la candidatura. Si tratta dell'ex sindaco di Nocera Superiore Gaetano Montalbano con Italia Viva e Luca Forni, presidente di Azione. Capolista dovrebbe essere invece l'ex ministro Carfagna, alla prova del fuoco dopo l'abbandono da Silvio Berlusconi. Il Movimento 5 Stelle delinea le sue formazioni dopo le parlamentarie e nel collegio dell'agro nocerino sarnese schiera all'uninominale l'uscente Virginia Villani. Un altro uscente, il senatore Franco Castiello, sarà il candidato al collegio uninominale senatoriale della provincia di Salerno per il Movimento 5 Stelle.